Lascio il palco al mio collega Luca Zorloni, grazie. Buongiorno a tutti, continuiamo la nostra mattinata adesso sul tema delle competenze, proviamo a capire come affrontare questa trasformazione dal punto di vista del lavoro. E allora chiamo sul palco tre persone che ci aiuteranno a orientarci in questo mondo. Il primo è Gregorio Di Leo, imprenditore, psicologo, esperto di risorse umane. Lui ha fondato WIDE, che è una scuola di leadership che aiuta le imprese a innovare e a cambiare. Buongiorno a tutti. Ciao Gregorio, perfetto, un applauso va da solo. Poi Mattia Traverso, che invece è uno sviluppatore di videogame. Lui ha ricevuto molti premi e molte menzioni internazionali per i lavori che ha fatto e ci racconterà come il game developer non è solo una persona che ci fa divertire, ma può anche aiutare le aziende a cambiare mentalità. E infine Christian Fonpou, che lavora con IBM e lui si occupa di sostenere la crescita dell'ecosistema startup e business partner. Perfetto, adesso Gregorio ti passo questo telecomando, che è la bacchetta del potere per guidare le presentazioni, e iniziamo subito con te. Io vorrei capire dal tuo osservatorio, parlando con le aziende, che cosa hai capito che serve per guidare questo nuovo che comunque sta arrivando. Io personalmente, questa è anche la ragione per cui noi poi abbiamo fondato WIDE, un mondo nuovo, senza un uomo nuovo non ci interessa, cioè qualcosa che di cui non mi riesco a innamorare. È come una bellissima donna, ma senza spirito, senza anima. Quello che sta succedendo nelle imprese in realtà è che c'è un po' una discrepanza a volte tra quello che succede nel mondo fuori, tutte queste tecnologie che arrivano, come cambia il mondo del lavoro, però allo stesso tempo come poi se le persone si adattano e stanno nel mondo del lavoro. Le imprese stanno cambiando, si stanno trasformando, diventano sempre più larghe, non crescono più in orizzontale, cioè non crescono più in verticale, cioè facendo meglio quello che facevano prima, facendo una sola cosa, diventando iper specialistici, sviluppando un'unica competenza. Le aziende oggi crescono e si trasformano e vincono quando crescono in orizzontale, cioè creano connessioni, creano rete, favoriscono la multidisciplinarità, favoriscono l'interfunzionalità, riescono a mettere insieme conoscenze diverse. Tu puoi avere tutti i cloud del mondo, ma se non sei capace di mettere le informazioni che hai nel cloud a disposizione delle persone, se le persone non sono in grado di andare al di là dei confini organizzativi, di andare oltre quello che è il loro ruolo, quello che fanno, come si interpretano, tutte queste tecnologie non servono a nulla. Allora, un mondo nuovo richiede un mondo nuovo. E faccio un esempio, quindi non è più unicamente il profitto che guida l'organizzazione, è la capacità di creare relazioni ed è la capacità di mettere queste relazioni a sistema. Faccio un esempio perché altrimenti sembra che sto filosofeggiando. Prendiamo Wired. Wired che cos'è? È un giornale, organizza degli eventi, è uno studio di ricerche, voi fate delle cose bellissime anche molto verticali su alcune industrie. Allora è questa capacità di essere orizzontali delle imprese, che non è più un prodotto ma uno scopo, quello che unisce le persone, quello che unisce l'attività oggi dell'impresa è lo scopo. Poi se io ho lo scopo chiaro, se io so qual è il mio ruolo nel mondo e qual è il contributo che io voglio portare, allora ho un impatto, allora faccio anche soldi e allora mi sto reinterpretando e posso agire in questo mondo che è un casino. Però la cosa fondamentale è lo scopo, e credo che questo sia la cosa fondamentale di come si stanno trasformando le imprese, che forse finalmente stiamo cominciando a ragionare per scopo ma non per prodotto, per competenza. Tu sei stato 5 volte campione del mondo di kickboxing e ora ti rinviene a insegnare alle imprese quello che devono fare. Cos'è che hai portato, diciamo, del ring all'interno delle aziende, del mondo del lavoro? Ma allora, io credo che White, non ho confuso con White, esatto, sono
Wide in realtà è una scuola e nasce come una scuola perché l'idea è quella di cominciare a costruire un linguaggio nuovo, cioè noi, ripeto, possiamo avere tutte le tecnologie di questo mondo, ma se non abbiamo un linguaggio per capirlo, per interpretarlo, dare nome alle cose, no? Gli aborigeni per dare nome al mondo lo cantavano, e noi dobbiamo dare un nuovo mondo al mondo. Allora, per esempio nello sport d'alto livello, tu impari intanto prima di tutto che non puoi smettere mai di imparare, e che imparare continuamente lo devi fare intanto da solo e lo devi fare mettendoti in relazione con altri che sono anche più bravi di te. Allora la capacità di non sottrarsi al confronto, di saper restare sotto pressione e di imparare dagli errori, secondo me è quello che lo sport ti dà, ed è forse anche la marcia in più, ma è soprattutto uno sguardo sul fatto che se vuoi competere oggi in un mondo che è largo, quindi è mondiale, globale, tu non puoi mai smettere di imparare. E smettere di imparare, lo diceva prima Federico, non è... Noi veniamo da un pensiero industriale in cui, come proprio con i prodotti, imparavamo fino ai 23, 24, 25 anni, accumulavamo conoscenza e poi a un certo punto sembra come se questa conoscenza fosse liberata nel corso della nostra carriera professionale. Quindi io accumulo fino a un certo punto di anni e poi a un certo punto devo smettere di farlo, e quindi come un prodotto poi mi consumo. L'idea di essere in relazione, in un sistema di relazioni, vuol dire che io imparo continuamente dal mondo che mi circonda, imparo continuamente ponendo me all'interno di un sistema di relazioni, che è, questa è l'idea dell'impresa larga, cioè che le aziende non si definiscono più per il valore ma per il numero di relazioni che creano, e questo è un po', secondo noi, quello che è un po' un schema di competenze che servono oggi per giocare. Andiamone, diciamo, velocemente in qualche punto che cosa serve in pratica, cioè sull'imprenditore oggi cosa deve imparare? Allora, nella pratica, secondo noi, primo, intraprenditorialità, cioè la capacità di riuscire a sviluppare progetti, a lanciare dei business, progetti che creano valore all'interno dei confini organizzativi, cioè all'interno e all'esterno, vuol dire comportarsi come un imprenditore ma all'interno dell'impresa, che sembra una dicotomia ma invece non lo è. La seconda cosa che secondo me è fondamentale, io mi scontro con i miei amici, mi scontro nelle aule, è la capacità di progettazione, cioè la capacità di avere un approccio, un design approach. Io devo essere in grado di sviluppare progetti, ma la cosa più importante è che il primo progetto che noi dobbiamo essere in grado di sviluppare è il progetto su noi stessi. Cioè, i ragazzi nel mondo vecchio sono ancora convinti che il progetto lo dia qualcun altro. È la tua capacità di creare progetti, di mettere in relazione, di proporli alle aziende, che ti fa crescere. Allora ognuno di noi che è dentro questa stanza dovrebbe chiedersi: ma io quanti progetti ho da vendere domani? Se passa una persona e dice: ti do 100.000 euro per fondare, per fare quello che vuoi, voi quanti progetti avete pronti? 1, 2, 3, io sono almeno 5, ognuno di noi deve avere almeno 5 progetti pronti lì nel cassetto, pronti per almeno provarci, ma il progetto che unisce tutti è il progetto su noi stessi. E poi prendo l'ultimo, il punto numero 6, che è la leadership, ma non è la leadership intesa sempre leadership, è l'idea del oggi il leader prima di tutto è uno che sa stare nell'incertezza. Questo è un mondo in cui nessuno è in grado di dire che succederà domani. Saper stare nell'incertezza credo che sia una delle capacità, delle abilità fondamentali che ognuno di noi deve sapere. Non è gestire l'incertezza, la gestita non ci gestisce, ci sta, e ci dobbiamo sapere stare dentro e saper agire con coraggio, cioè anche se io non lo so, anche se io non so quello che sarà domani, prova avanti. E la cosa più difficile, e qui lo dico se qualcuno che lavora in azienda deve guidare gli altri, è guidare gli altri quando tu stesso non sai dove stai andando, che succede tantissimo nelle aziende. Dici: ma io come faccio? E anche lì si impara, però nel momento in cui tu sai che questo è quello che devi andare a cercare, quando qualcuno ha cominciato a dare nome al fatto che queste cose esistono. E poi c'è la capacità di andare oltre i confini organizzativi, la capacità di approcciarsi a culture diverse, a linguaggi diversi, a persone che hanno appartengono a mondi diversi. Allora, questo è un mondo nuovo che secondo me vive in questo mondo, perché se andiamo in un mondo nuovo ma abbiamo un uomo vecchio, non andiamo da nessuna parte, secondo me.
Bene, io coinvolgerei nella conversazione Mattia, a cui passare la parola, e anche perché stai realizzando una serie di videogiochi molto innovativi che hanno